mi sento di dire, proprio riagganciandomi a quello che è stato detto, io non ho la levatura culturale di chi ha parlato, però nel mio piccolo amo la storia, studio la storia, mi interesso in modo particolare di storia locale. E a me personalmente, che sono un patito, qualcuno dice un fissato della storia, uno che perde il tempo alla storia, io resto male quando le sento dire, e lo sento dire a volte anche da persone di cultura medio-alta, se rendo conto però dell'abbassamento generale del livello culturale, quando mi sento dire: ma a che serve la storia? Cioè, la storia è una perdita di tempo, è qualche cosa di inutile perché riguarda epoche passate. E soprattutto sento dirmi: ma la storia è noiosa. In una società dove oggi si sono esaltate, tuttora si esaltano le famose tre I, l'informatica, l'inglese e l'impresa, ma a che serve studiare la storia? Io penso che quello che è stato detto stasera è la risposta più eloquente. Certo, tutto sta anche e soprattutto nel modo in cui la storia si pone. Cioè, se la storia viene vista esclusivamente come un qualche cosa che riguarda il passato, se la si presenta come un elenco di date e di battaglie, che attenzione, a mio avviso le date devono essere memorizzate, perché altrimenti si corre il rischio, abbiamo visto poco più di 10 anni fa, quando alla domanda: ma quando c'è stata l'unità d'Italia, qualcuno ha detto nel 1948, parliamo di gente non che aveva la terza elementare. Però se la storia non è soltanto un insieme di dati, ma se la storia si accompagna ad un ragionamento, e soprattutto io sono rimasto colpito, e quindi questo, consentitemi, mi fa pure piacere e in piccolo anche onore. Quando il relatore ha detto qual è l'attualità, qual è l'attualità, io ogni volta che mi trovo a parlare di argomenti storici mi pongo sempre questa domanda, cioè dico: ma quasi qualsiasi argomento. Io mi ricordo che una volta in una relazione, in una calda giornata d'estate, fui chiamato a relazionare, immaginate su che cosa, si è fatto prima riferimento alle varie dominazioni, sul sistema tributario in età aragonese. E io mi ricordo che dissi: io me ne rendo perfettamente conto. Siamo a luglio, fa caldo, parliamo di un argomento che di per sé è noioso, però cerchiamo di renderlo vivo, e soprattutto di far capire quali possono essere gli elementi di comunanza e di diversità rispetto al sistema tributario attuale. Così avremo fatto sì che questa discussione, che apparentemente poteva sembrare sterile, accademica, erudizione, possa in qualche modo avere un effetto anche sui nostri giorni. Anche perché mi ricordo che all'epoca io dissi: è inutile, possono cambiare i tempi, i modi di pensare, i governanti, però tributi ci sono sempre stati e sempre ci saranno, a condizione che ci sia una società, che la società presuppone necessariamente un prelievo forzato. Ora dunque, venendo in maniera più dettagliata a quello che si è detto, io innanzitutto faccio una considerazione. Penso che tutti i presenti, che in questa sala non hanno assistito ai fatti della Seconda Guerra Mondiale. Siamo tutti quanti nati dopo la Seconda Guerra Mondiale, però tutti quelli, soprattutto quelli che appartengono ai famosi anni 50, 60, 70 e direi in parte anche anni 80, hanno sempre sentito parlare in casa della Seconda Guerra Mondiale, perché non c'è persona in una famiglia che non ha sentito dire da un padre, da una madre, da un nonno, da uno zio, fatti e accadimenti che si legano alla Seconda Guerra Mondiale. Credo che non ci sia famiglia che non abbia avuto un nonno, uno zio, un padre che non abbia preso parte alla Seconda Guerra Mondiale. E questo argomento della Seconda Guerra Mondiale, parlo della mia esperienza, ma sicuramente sarà l'esperienza di molti altri voi, è stata sempre citata anche per dire: voi vedete la comodità, la miseria, la mancanza dell'abbondanza di oggi. Era anche visto in qualche modo e presentato come un momento sì difficile, ma un momento nel quale si erano formate le generazioni. Che fondamentalmente la Seconda Guerra Mondiale è stata vissuta in due modi: quelli che sono andati al fronte e quelli che al fronte non sono andati, o perché troppo vecchi, diciamo non più eccessivamente giovani, o perché troppo piccoli. Ma queste persone ugualmente hanno patito e sentito gli effetti della Seconda Guerra Mondiale, perché quello che è
è stato un elemento diverso rispetto a tutti gli altri conflitti. È vero, la seconda guerra mondiale, seconda perché c'era stata una prima guerra mondiale, cioè una guerra che aveva coinvolto molte nazioni. Prima della prima guerra non c'erano guerre mondiali, ma la differenza, la peculiarità della seconda guerra mondiale è stato il fatto che gli effetti sono stati sentiti non solo dai soldati, non solo nelle zone di guerra, ma sono stati avvertiti in maniera pesante anche sui singoli territori. E allora noi pian piano, però il tempo passa e tutte queste persone che sono state protagoniste della seconda guerra mondiale sostanzialmente le stiamo perdendo, che molte non ci sono più. Se vogliamo parlare per esempio di quelli che sono stati sul fronte, si riducono sempre più perché oramai dovrebbero essere centenari, stanno diminuendo sempre più. Ci sono ancora i bambini, i ragazzini, quelli che hanno patito la fame, quelli che hanno visto i bombardamenti, quelli che hanno raccontato a noi poi fondamentalmente questi fatti. E io il primo messaggio di cui mi faccio promotore: cerchiamo di valorizzare le testimonianze di questi ultimi superstiti. Io lavoro, mi trovo a Sorrento, però sono originario e abito a Maiori, e Maiori fu la sede dello sbarco insieme a Salerno degli alleati del 43. Nel 2013, in occasione del 70esimo, ricordiamo a Maiori il 70esimo di questo sbarco, e nell'occasione io mi feci promotore e sono contento di averlo fatto. Facciamo delle interviste a quelli che hanno vissuto quei momenti. È vero, le interviste hanno, per chi fa storia, per chi studia storia, hanno un margine di soggettività. E quando io racconto una cosa la posso anche inquinare in senso positivo o negativo con le mie idee, con i miei ricordi, posso avere dei ricordi confusi, però le testimonianze di chi ha vissuto ci forniscono degli spaccati di vita che i documenti non forniscono, e tanti fatterelli che possono sembrare anche aneddoti, ma la storia si fa anche con gli aneddoti fanno riflettere. Ebbene, in quell'occasione io dissi: intervistiamo queste persone, facciamo un filmato. Sono passati appena 9 anni, ma la maggioranza di quelle persone intervistate già ora non c'è più. Quindi io penso che si diceva che quando muore un vecchio è come se venisse meno una grande biblioteca. Queste persone, ha detto il relatore giustamente, io non appartengo all'età di Masaniello, ma ho visto delle cose appartenenti ad una società. Io penso che quella generazione, la generazione che poi diciamo è la generazione delle persone che ci ha tenuto per mano, che ci ha portato, ci ha guidato quando eravamo ragazzi, quella generazione ha visto tanti di quei cambiamenti, ha visto un mondo che ora non esiste più. Allora io dico, quando abbiamo la fortuna, questo è il primo messaggio che mi sento di ancora poter colloquiare con queste persone, quando queste persone hanno ancora ricordi vivi, quando la vecchiaia non ha oscurato la memoria, teniamoli in considerazione, a parte il debito di riconoscenza che abbiamo verso questa generazione che ci ha portato per mano e ci ha fatto crescere. Se oggi noi siamo quel che siamo, dobbiamo anche a loro, ai genitori, ai nonni, agli zii, a queste persone che ci hanno tramandato tanto. Però valorizziamo le loro testimonianze, cerchiamo di tenerne conto finché c'è ancora tempo. Questo è il primo messaggio. Il secondo messaggio è quello che giustamente diceva il relatore. La storia non è un elenco di date e di battaglie, la storia è una palestra di riflessioni e di esercitazioni per il presente e per il futuro. A me è piaciuto questo modo del relatore di porre l'argomento delle quattro giornate, non facendo il resoconto di quello che è successo dal 27 al 30 settembre del 43, rispetto al quale esistono già, basta andare su internet, sarebbe stato anche un modo noioso, ma piuttosto di cogliere gli elementi di diversità e di similitudine rispetto al passato, il che non soltanto è un esercizio opportuno di memoria, ma serve a far capire a tutti noi che la storia è come una catena e che non si può comprendere quello che succede nel 43 se non si tiene presente quello che è successo nei secoli precedenti, se non si sviluppa questo modo, diciamo, di riflettere attraverso una comparazione. È un metodo molto bello perché fa sì che la storia non la sia vista come qualche cosa di noioso, perché poi diciamo la verità, tante volte detti relatori dicono che io riesco ad esprimere in maniera semplice concetti difficili, molte volte il dramma è che ci sono degli storici che non capiscono che l'uditorio, adesso noi qui siamo in una platea informatica, nel senso che questo che stiamo dicendo verrà poi messo sui canali informatici,
Chi si trova a parlare di questi argomenti non deve dare per presupposto determinate conoscenze. Se prende si prende un foglio e se lo mette a leggere, scusate se sono anche, diciamo, meno scientifico, però per far capire, dando casomai per presupposto determinate conoscenze che in realtà non sono conosciute da quasi tutte le persone, è chiaro che dopo un po' questa persona finisce con l'essere noioso. Quindi se qualcuno, invece di guardare le idiozie che stanno su internet, avesse avuto l'intenzione, fammi vedere che stanno dicendo, dopo un po' si annoia e dopo che ha sentito un minuto chiude. E quindi in questo modo non si fa storia, soprattutto non si crea l'attenzione, perché nel momento in cui noi ci troviamo a parlare abbiamo un obbligo che purtroppo alcuni dimenticano. Anche, mi permetto di dirlo da frequentatore di saltuari dell'università, a volte anche determinati docenti chiamati in determinate realtà non si rendono conto che il pubblico che loro dovrebbero stimolare in realtà non è in condizione di comprendere. Allora, le cose si possono dire in maniera scientificamente corretta, ma in maniera chiara a tutti. Io mi ricordo sempre in un libro, anche di un certo livello, in cui si diceva, prima c'è stato il riferimento alla società feudale che è durata fino al 1806, che i baroni parlavano delle difese. Le difese che il barone, ma se voi non spiegate che cos'è una difesa, che non è il significato che diamo noi stiamo per esempio a Sorrento, il sedile, ma se non lo spieghiamo in un altro contesto che non sia Sorrento, che cos'è il sedile? La gente pensa che è una panchina, un luogo dove uno si siede. Allora, che cosa uno perde nel momento in cui dice qualcosa? Dirlo sì, però spiegare anche il termine scientifico, perché chi fa lezioni deve elevare culturalmente il livello dell'uditorio, però senza diventare incomprensibile, senza diventare noioso, perché questa è la cosa più importante. E poi l'altro messaggio, e concludo, io abitualmente quando inizi a parlo anche per molto tempo, però oggi mi voglio tacere presto, perché veramente questa relazione già ha detto tanto. L'altra cosa che mi sento proprio di dire è che questi momenti debbano anche, per così dire, farci riprendere un po' l'orgoglio di essere italiani, che noi siamo sempre portati all'autolesionismo, cioè a dire così che noi non siamo buoni a niente, e questo vale in modo particolare per il mezzogiorno. Cioè, se l'italiano è autolesionista, quando poi si parla del mezzogiorno, a maggior ragione siamo portati noi stessi a vedere tutto il male. Allora, giustamente, quello che è stato sottolineato ed è opportuno ricordare, questo voto sarà stato pure non concorde, però è stato un voto che è solo insorto in un momento in cui comunque la certezza della vittoria non c'era, momento in cui i tedeschi facevano delle punizioni esemplari, ma tipo quelle che venivano fatte nei secoli addietro, cioè nel senso fucilazioni in piazza, altre cose, cioè mettevano ben in essere quella che era l'antica funzione deterrente della pena. Cioè io devo fare delle manifestazioni punitive davanti a tutti per incutere timore, e ciò nonostante il popolo napoletano ha reagito. Quindi questa cosa vuol significare? Vuol significare che nel momento opportuno c'è sempre questo scatto che può sorgere. Certamente io mi ritrovo perfettamente con quello che ha detto il relatore quando ha detto io non mi ritrovo in questo tempo. Qualcuno mi ha detto, non molto tempo fa, ma quando tu parli sei un po' troppo pessimista per il momento presente. Tu per l'età che hai dovresti essere, se avessi, non so, 80, 90 anni, lo capirei di più. Perché tu sei così pessimista? E quasi dice, perché purtroppo io sono più che pessimista, io mi considero realista. Allora, quando vedo, perché è un dato sotto gli occhi di tutti, quando io vedo, diciamo, una gioventù che sostanzialmente non viene più educata nella scuola, ma viene diseducata, quando vedo una scuola che diventa una impresa, cioè un qualche cosa che diventa un diplomificio, dove praticamente bisogna il diploma regalarlo, quando diciamo io vedo un giovane che passa, mi hanno detto non molto tempo fa che la media che si passa su un telefonino è di 3 ore e 20 a persona, però questa è una media che sconta diciamo una buona percentuale di anziani che potrebbe starci di meno, ma se la caliamo soltanto sui giovanissimi, altri che 3 ore e 20, probabilmente farà 13 ore e 20. Sì. Allora in una situazione del genere, dove praticamente si sta perdendo, dove c'è la massificazione, basta vedere, io dico sempre, io non sono un amante di musica,
Però andiamo ad esaminare i testi musicali, le canzoni, che la cultura è fatta anche di musica. Andiamo a esaminare il testo di una canzone di 100, 80, 60, 40, e quelle che oggi c'è un vuoto nella maggioranza, proprio contenutistico, cioè automaticamente dice, ma che cosa si dice? Lo stesso vuoto che c'è anche, diciamolo pure, in politica, perché in politica ci sono più ideologie, io non penso. C'è la corsa soltanto, e mi riaggancio al discorso del sistema tributario, a chi riduce più le tasse. Ma questo non è un modo, diciamo, che non si può costruire una società fingendo, che poi è una finzione, di ridurre le tasse, quando le tasse comunque si vuole cambiare il nome, ma il nome resta. E allora in conclusione, a me è piaciuto molto questo concetto della memoria, come non un qualche cosa, che la memoria istintivamente significa andare indietro, chi fa memoria si ricorda cose passate, però è una memoria che va nel presente e si proietta nel futuro. Questo è, secondo me, è il messaggio più bello che è venuto da questa sera. Io dico sempre, guardando anche ai racconti che mi sono stati fatti, da quelli che hanno vissuto questi momenti, perché poi chiaramente quella guerra è stata vissuta in maniera diversa. Napoli non è molto lontana dalla costiera amalfitana, ma la costiera amalfitana fu più fortunata perché fu immediatamente liberata. A Napoli i tedeschi rimasero ancora per alcuni giorni, così se andiamo più su la situazione diventa ancora più difficile. Però tutti hanno vissuto quei momenti, la paura dei bombardamenti, quella è una cosa che io ho sempre sentito da quando ero piccolo, le famose sirene, il coprifuoco, sono tutte cose che io, diciamo, pur non avendo vissuto, ho immaginato. E allora questo serve pure per dire una cosa che può sembrare anche retorica, però dobbiamo sempre ricordarlo. E con queste parole veramente chiudo. È vero che l'uomo tendenzialmente, come diceva il famoso filosofo, homo homini lupus, però è pur vero che la guerra, secondo me, è una, veramente la più grande iattura che possa capitare. Poiché la guerra non è un qualche cosa che appartiene al passato, il periodo della guerra incombe ancora, allora ricordare questi fatti, ricordare che quella che sembrava una cosa bella, apparentemente addirittura foriera di vittorie. Mio padre diceva che quando fu dichiarata la guerra, mio padre all'epoca aveva 14 anni, tutti i bambini, i ragazzini che erano stati cresciuti, diciamo, in un clima che inneggiava la guerra, tutti i ragazzini, diciamo, quella sera dopo il famoso discorso del Duce andarono a far baldoni dicendo guerra, guerra, perché si diceva la guerra che sarebbe stata vinta in tempi ragionevoli. Però mio padre diceva pure che il giorno dopo, quando partivano i soldati, lui aveva 14 anni quindi non partiva, ma quando, diciamo, vedeva partire i soldati, le madri, le mogli e le fidanzate piangevano, nonostante che si dicesse che la guerra fosse breve, perché comunque, pur in un clima che aveva esaltato la guerra faceva paura. Quindi io penso che il messaggio sempre attuale, e ricordando questi eventi, soprattutto ricordando gli eventi bellici, gli eventi che hanno costato tanto e tanto sangue, Napoli ha avuto dei bombardamenti paurosi, i miei bisnonni che stavano a Napoli dovettero andare a Roma, perché a Roma c'era la speranza, che poi fu anche venne meno, che essendo la città del Papa, non venisse bombardato. Sono tutte sofferenze. Pensate a quanti ragazzi a 20 anni sono andati a morire in Russia. Io quando qualche volta, mi piace andare sulla neve, quando qualche volta vado sulla neve e mi viene un po' di freddino, penso a quelli che sono andati in Russia, dove è veramente equipaggiati molto peggio di me, con un freddo che io non ho mai potuto, perché non sono mai stato in Russia d'inverno. La neve l'ho vista dalle mie parti, quindi c'è una neve blanda. Immaginiamo che cosa hanno vissuto queste persone, che cosa hanno provato. Quindi gli orrori della guerra siano sempre per noi un monito attuale ad evitare ripetizioni di questi eventi, e soprattutto che la storia ci illumini. La storia non è un qualche cosa di inutile. La storia può anche ad alcuni non piacere, perché ognuno ha i suoi gusti, naturalmente, non è che tutti debbono essere storici, però tutti la devono conoscere, e chi ha la passione, la fissazione, chi, diciamo, a vario titolo si occupa di storie, io penso che abbia un dovere fondamentale, quello di saperla trasmettere e di riuscire a farla amare anche in un contesto come questo, dove regna l'effimero, dove regna il vuoto, anche attraverso un'esposizione. Voglio dire,
parlare è come seminare. Se io ho un uditorio di 100 persone e riesco in qualche modo ad attrarre, a far riflettere anche solo la metà, ho già raggiunto un grande risultato. Grazie a tutti e grazie a tutti.